Il fiore all'occhiello della città, i colli, con la loro cultura identitaria, abbandonati nel più totale degrado. Continua la mappatura di Domenico Pettinari e il quadro che ne esce fuori è quello della politica locale che non solo non ha mai saputo valorizzare la storia di Pescara, ma che ha addirittura isolato un tassello imprescindibile che oggi è più che mai utile per rinvigorire anche solo il senso della comunità pescarese. Abbiamo mappato strade completamente piene di buche, voragini, ci sono marciapiedi con l'asfalto completamente disconnesso e divelto che mette a serio rischio la percorrenza dei passanti, ci sono state cadute rovinose, persone che costantemente denunciano il comune per queste situazioni. Non solo, erba incolta, non c'è lo sfalcio delle erbe, ci sono zone davvero maleodoranti e piene di sporcizia. I colli sono stati gestiti dall'amministrazione di centrodestra come una zona dormitorio. In 5 anni non c'è stata nessuna azione concreta volta a cambiare il corso delle cose. La viabilità è compromessa in alcune zone, penso a Via di Sotto, ma non solo, via Colle Innamorati, sono macchine che sfrecciano ad altissima velocità con una strada strettissima in alcuni tratti senza marciapiedi. Ecco, lì andrebbe messa su strada le unità in borghese della polizia locale per bloccare, sanzionare severamente questi che io chiamo delinquenti della strada. Non le telecamere trappola che servono solamente a fare cassa, ma polizia in borghese su strada della polizia locale che possa risolvere questo. Non esiste solo il centro di Pescara, i colli vanno riqualificati sia da un punto di vista urbano che sociale. La nostra proposta è fare piccole opere di manutenzione stradale per il rifacimento dell'asfalto dove ci sono le voragini, i marciapiedi che sono completamente sconnessi, la potatura degli alberi che non viene fatta costantemente. I cittadini dei colli ci denunciano che i rami entrano dentro casa in una maniera completamente incontrollata. Abbiamo altre situazioni della viabilità, ma non solo, situazioni anche di sicurezza stradale che va. È una città sporca, sono anche colli sporchi, insicuri, pieni di buche e maleodoranti. Noi vogliamo e desideriamo una Pescara pulita, ordinata e sicura, e con tanti cittadini ci stiamo battendo facendo denunce e facendo proposte affinché l'amministrazione comunale possa ascoltarci, ma noi siamo pronti a guidare questa città e assumerci l'onere e l'onore di governarla. C'è bisogno di cambiare, c'è bisogno anche di mandare a casa questo sindaco e questa amministrazione.